Pazza. Eccoci qua. Allora, noi ci ritroviamo qui, vi salutiamo perché naturalmente l'attenzione della dirigente Lilli Manganaro è sempre insomma rivolta a quelle che sono le risorse di questa città. Quindi siamo contenti di essere anche qui ancora una volta, tra l'altro siamo anche due docenti e vediamo insomma volti che hanno attraversato un po' la nostra memoria storica breve o lunga. Assolutamente, vedi, dai più piccoli ai più grandi va la dirigente, quindi li abbraccia tutti. È sicuramente scandito dal coro nella scuola che ormai insomma è diventata una realtà che più volte abbiamo sentito, abbiamo avuto l'onore e il piacere di presentare in contesti altri. Ma oggi si potrebbe dire, si potrebbe utilizzare una frase di Seneca sul viaggio, cioè il viaggio non deve essere incompiuto, ma deve essere compiuto solo se virtuoso. Quindi credo che all'insegna di questa virtuosità probabilmente oggi si trovano tutti i dirigenti che hanno caratterizzato un po' ambiti e contesti altri della nostra città, e quindi non resta a questo punto che dare il microfono. Sì, perché noi non possiamo anticipare nulla. Io mi sento effetto papa, può parlare uno, ci allontaniamo. Allora, la dirigente spiegherà il motivo per cui ci troviamo qui questa sera. Buonasera a tutti, un parterre d'eccezione, sono contenta di avere il fiorfiore dei dirigenti scolastici, miei amici e colleghi. Purtroppo molti sono assenti per motivi istituzionali. Un saluto affettuoso e cordiale da parte della dirigente Nappa dell'articolazione provinciale di Reggio Calabria, per motivi istituzionali non può essere presente, ma vi saluto e vi abbraccio a tutti quanti. Un benvenuto anche ai signori genitori, a tutti quanti i dirigenti scolastici, un saluto affettuoso ai nostri bimbi e un coro ridotto. Ridotto perché gli altri sono andati in ferie e quindi è ridotto per questo motivo. Un particolare saluto anche alle istituzioni, è presente in rappresentanza del sindaco, l'avvocato Falcomatà, l'assessore Nucera, Lucia Anita, e l'assessore alla pubblica istruzione Anna Nucera. Benvenuti. Carissimi colleghi, con gioia velata di mestizia, siamo riuniti in questo accogliente salone per condividere la vostra soddisfazione per il traguardo raggiunto e per esprimervi il nostro plauso per l'impegno ineccepibile profuso a favore dell'amministrazione scolastica. Prima di salutarci sentiamo impellente il desiderio di manifestarvi tutti quei pensieri reconditi che traboccano dalla nostra mente e dal nostro cuore. Vogliamo esternarvi i segni del nostro affetto, ma ci accorgiamo come davanti a così innumerevoli ricordi sia difficile far emergere i più significativi ed intensi. Ci ritorna alla memoria un susseguirsi di momenti di vita che non torneranno più, ma che hanno lasciato una traccia indelebile nel nostro cuore. Grazie per tutto ciò che avete fatto in questi anni con professionalità e spirito di dedizione al servizio dei vostri ragazzi, per la divulgazione della cultura e la crescita positiva delle giovani generazioni. Grazie per la disponibilità manifestata verso gli alunni e per il chiaro indirizzo offerto al personale docente e non docente nel vostro quotidiano impegno profuso in questi anni, i migliori anni della vostra vita, perché a contatto con la parte migliore di noi, i nostri bambini e i nostri ragazzi. Quello del dirigente scolastico è un lavoro bellissimo e faticoso al tempo stesso. Il valore dell'esempio e l'umanità dei capi rappresentano punti di riferimento importanti, creando un clima di autorevolezza, serenità, accoglienza nella e per la scuola. Il ruolo del dirigente, quando svolto con grande passione, onestà intellettuale e competenza, assume un alto valore e certamente costituisce una fonte di arricchimento per tutti, in un ambito come quello educativo e formativo, dedicato e affascinante al tempo stesso. Sicuramente il ruolo del dirigente è determinante nel miglioramento della qualità dell'offerta formativa e per la crescita sempre viva della scuola. Quanti vi sostituiranno troveranno nelle scuole da voi guidate una realtà bella e positiva,
A nome dell'amministrazione e di tutta la comunità scolastica, dunque, desidero esprimere vera gratitudine e affetto a tutti voi, augurandovi che il pensionamento sia un momento di gioia, un punto di passaggio verso nuovi orizzonti e interessi da coltivare. Un saluto particolare dal nostro direttore generale, purtroppo sempre per motivi istituzionali non può essere presente, ma vi abbraccia veramente tutti quanti. Felice sia colui che ha trovato il suo lavoro, non chieda altra felicità. Con queste parole lo scrittore Thomas Carlyle permette anche a me, in questo momento, di rivolgere ai colleghi dirigenti un caro augurio. Si tratta dell'augurio di continuare a vivere ogni istante della propria vita animati dalla passione che, unica, può conferire un valore emblematico ad ogni attività e gesto. Porgo a nome di tutti un simbolico abbraccio ai colleghi dirigenti e li salutiamo con un caloroso applauso. Volevo solamente sottolineare un fatto che ho dimenticato di dire all'inizio. Questa manifestazione è stata fortemente voluta da un gruppo di dirigenti che fanno parte dell'ambito 9. Io in qualità di scuola capofila è chiaro che ho organizzato questa manifestazione insieme a molti dirigenti scolastici che sono qui presenti, Marisa Maisano, Emilio Occhiuto, Anna Nucera, la collega Palazzolo e così via. Quindi io spero che questo sia l'inizio di un prosieguo e nei prossimi anni potremo anche salutare, perché no, anche me, perché io per qualche anno andrò anch'io in pensione, e quindi sono dei bei momenti che cerchiamo di vivere in maniera passionale. Grazie a tutti. Quindi questo è un momento di festa, perché abbiamo già detto che è la dirigente Barbaraccio non è convinta sulla festa, ma perché ora si scatenerà l'inferno dopo, non si preoccupi dirigente, da questo momento in poi inizia un'altra fase, un altro momento della vita e secondo me ogni tanto qualcuno chiamerà per dire ma qualche consiglio, qualcosa, perché giustamente come ha anticipato la dirigente Manganaro, voi insomma avete cresciuto tante generazioni, ora tocca a loro e quindi hanno bisogno ancora di voi. Ecco, cerco di consolare in tutti i modi, ma mi guarda malissimo, non ne vuole sapere la dirigente Barbaraccio. Senti, Peppe, io direi di salire perché sennò questi microfoni disturbano un pochino, ecco, così magari li facciamo ripombare di meno. A questo punto, prima di passare alla consegna vera e propria, noi abbiamo appunto, lo diceva la Presidente Manganaro, abbiamo sia la delegata del Sindaco Avvocato Falco Matà che anche il nostro Assessore alla Pubblica Istruzione della città di Reggio Calabria, Anna Lucera, che chiamo per un saluto in qualità di Assessore della nostra città metropolitana. Grazie, veramente vorrei intervenire come collega, come dirigente scolastico, sarà Lucia che poi porterà. Di intervenire come una collega, un'umile collega che ha iniziato questo lavoro e ha guardato molto a questi colleghi, perché penso che ognuno di noi nei rapporti che instaura con le persone riesce a trarre molto se le persone che incontra sono persone che valgono. Io ho avuto la fortuna di iniziare il mio lavoro insieme a Adelaide, insieme a Francesca Fedele, ho conosciuto Marcianò, conoscevo già la collega Vilma Fava. E quindi sono stati per me quelli che c'erano prima e quelli che, con i quali abbiamo fatto questo percorso, sono stati per me persone molto importanti. Quando ero seduta io stavo pensando, voglio intervenire, voglio dire qualcosa a queste mie amiche e amici, poi mi sembrerà strano, ma io sono molto timida, mi sembra strano, ma è così, e quindi mi stavo quasi ritirando, ma forse è stato un bene che mi avete chiamato. Ognuno di voi veramente ha qualcosa di speciale dentro. Adelaide è una persona forte,
è una persona onesta, è una persona che quando si pone un obiettivo lo raggiunge con determinazione. Nei suoi modi bruschi e solo apparentemente, invece nasconde tanto affetto nei confronti delle persone. Solo ad una prima, a vederla così, a non conoscere, dici mamma che brusca, però ti accorgi dopo come riesce veramente a sentire i tuoi bisogni, a risolvere i problemi, ad esserti vicino. Adelaide è una vera e buona, dolcissima. È strana Adelaide, ma tu sei dolcissima. Non sembra, ma lo sei. Sai perché? Perché assumi quel comportamento, ma dentro sei veramente dolce come il miele e vuoi bene alle persone. Le persone per te non sono un numero, non sono persone che incontri e non ti ricordi. Le persone per te sono importanti e li ricordi, e quando ci dici strega, tu ci dimostri che ci vuoi bene. Soltanto una persona che si vuole bene si può avere questa cosa e dire strega, come lo dici tu. Però guarda, mai nessuna persona ti picchierà con tanto affetto come Adelaide. Guarda, seconda caratteristica che mi stai ricordando è che Adelaide ti dice le cose in faccia. Adelaide non si nasconde dietro nulla, quello che lei pensa te lo dice, ed è importante, perché tante volte possiamo sbagliare, e che ci sia una persona che ti dice vedi che è bella, sta sbagliando, è importantissimo, perché sono queste le persone che ti fanno crescere, non quelle persone che ti dicono questo è bravo, sempre bravo e poi dietro, ma quella che ti dice guarda qua forse avresti dovuto fare un'altra cosa, se te lo dicono in faccia, sono le persone che ti fanno crescere. Quindi Adelaide, non rimarrai sola neanche un secondo tu Adelaide, intanto parte le scuole e comincia a vedere le due. No, noi cercheremo, intanto pensiamo che io penso che noi possiamo continuare a lavorare insieme su tante cose, quindi ci ragioniamo un attimo e non ti perdere, perché tu sei stato un dirigente scolastico, lo sarai fino al 31 agosto, ma rimarrai dirigente scolastico sempre. Ricordati che ci saranno tanti di quegli alunni che si fermeranno e ti diranno preside, vi ricordate di me? Sono quello che entravo da voi perché voi mi chiamavate, perché facevo... Tutti si ricorderanno, perché noi i dirigenti di oggi siamo dirigenti strani, abbiamo un rapporto continuo e costante con gli alunni. Lo so, è difficile, se tu parli, pensiamo ai nostri presidi, quelli dei nostri tempi, chi li conosceva? Mi ricordo che una volta mi hanno chiamato a Natale a dirgli una poesia alla preside, scuola media, ero terrorizzata, non la conoscevo. L'avevo imparata a memoria, ero terrorizzata, invece ora no, ci conoscono, siamo vicini a loro, conosciamo i loro problemi, quindi non saremo soli. Adelaide, non ti preoccupare, non sarai sola. La piccolina Francesca, la piccola grande Francesca. Francesca l'ho conosciuta quando abbiamo fatto il corso. Qual è la caratteristica di Francesca? Umile. Non si dà mai aria, come si dice, sparoticherie. Lei è una che lavora con umiltà, ma piano piano che la conosci ti rendi conto di quante cose sa e di quante cose fa. Non la scopri subito a Francesca. Francesca la scopri piano piano e poi piano piano ti accorgi che non solo è una bravissima dirigente, non solo nei contesti dove è andata ha lasciato sempre un segno da docente e da dirigente, ma c'è un'altra caratteristica, che è una persona che ti viene incontro col sorriso, con la calma, non si pone mai sopra gli altri, ti viene sempre accanto, non ce l'hai davanti, ce l'hai accanto a Francesca. Con i suoi modi, a differenza di Adelaide, lei è brusca Adelaide, tanto è brusca Adelaide, tanto è dolce Francesca. Tutte e due buone, vedete come si può essere allo stesso modo e sembrare diversi. Si può essere allo stesso modo e sembrare diversi. Queste cose io ve le volevo dire, perché sarebbe stato brutto tornare a casa e non aver detto quello che pensavo, ed è brutto.
Perché ti rimane dentro, cioè come faccio ad andarmene? A Adelaide non ci dico niente, a Francesca non gli dico niente. Marcia non c'era pure per te. Sai perché Marcia no? Allora dovete sapere che io il collega Marcia no l'ho frequentato poco, però Marcia no. Però vedete come le persone si conoscono e vi dico come ho conosciuto veramente chi è Marcia no. Siamo stati ad un pranzo mesi fa. Veramente mi hai meravigliato in positivo. Sapevo che era una brava persona e che era un valido dirigente, ma sei stato così garbato, così cavaliere, così veramente coinvolgente nel tuo modo di rapportarti a noi, a me personalmente che ci conoscevamo, non ci frequentavamo, che veramente ho detto guarda, mi sono persa l'occasione di conoscere veramente questo collega. Veramente ora ho capito perché tante persone parlano bene di te. Veramente, puoi essere soddisfatto di quello che hai fatto e tu e io ho avuto l'impressione veramente di stare accanto a una persona che conoscevo da tempo. Ti ringrazio perché non mi hai fatto sentire strano in quel momento, mi hai accolto come se io veramente avessi fatto parte della tua vita e per me è stato molto importante, l'ho apprezzato tantissimo. Grazie collega. Mimma, ti ho conosciuta all'inizio del tuo lavoro di dirigente. Io ero insegnante ed ero anche consigliere comunale. All'inizio. Tu è da molto che sei dirigente. E ti ho apprezzato, sai perché? Tu una volta ti sei avvicinato a me e con umiltà mi hai chiesto il titolo di un libro. Io avevo fatto un intervento sul senso di responsabilità. Tu ti sei avvicinato ai dirigenti, io ero una semplice docente di scuola dell'infanzia. Io mi vanto di essere stata una docente di scuola dell'infanzia, ma nel rapporto con un dirigente, vi rendete conto, è una piccola cosa. Lei si è avvicinata a me e mi ha detto: scusa, ti posso chiedere una cosa, mi dici il titolo di quel libro, di quel che tu hai di quell'autore che tu hai nominato nel tuo intervento, perché era interessante. E sai che ho pensato? Ho pensato che eri veramente una persona in gamba. Perché non è facile che questo accada, spesso noi dirigenti, non noi, perché noi siamo un'altra generazione, ma adesso capita che se fare il dirigente può sembrare che sappiamo tutto e quali, se facciamo capire agli altri che certe cose non le sappiamo, noi sappiamo, gli altri sono dopo di noi. Invece tu sei venuto in mente e me l'hai chiesto, certo poi ti ho conosciuto anche a dopo, ho visto il tuo modo sempre così garbato di rapportarti e ti ho apprezzato, ma quel gesto di allora mi è rimasto impresso e sai, e da quel gesto non mi sono lasciata condizionare da nessun'altra cosa nel giudizio che avevo positivo su di te e che ho sempre mantenuto, perché le persone non si conoscono nelle grandi cose, perché nelle grandi cose chiudono, siamo tutti grandi, no? Se io so che devo fare un intervento in un posto grande o devo essere in una situazione particolare, la maschera, come dice Pirandello, ce la sappiamo mettere, no? Quella ti metti tutto in giro. E nelle piccole cose, quando non sei in maschera, quando sei quello che sei, che tu conosci una persona. E quel gesto allora ti ha descritta. E io l'ho molto apprezzato. Siete persone che veramente, io vi voglio bene, sembrerà strano che io lo dica. Sapete che è successo con la vecchiaia, chiudo? Che ho deciso che le cose le devo dire. E che sì, la mia, sì, con la mia vecchiaia, che mi sento tutta addosso e che me la sento e che mi fa dire sempre, per favore, ho poco tempo. Mi sono detta che adesso devo dire le cose che penso e se quando ho un sentimento lo devo poter dire, io ero molto timida anche nei sentimenti, io vi voglio bene. E credetemi, in qualunque momento della vostra vita e della mia vita, io avrò bisogno e verrò da voi. Se voi, vi auguro di non aver bisogno di me, sono poca cosa, venite da me. Troverete una persona che vi vuole veramente bene. Un abbraccio, grazie. Ringraziamo la dirigente scolastica Angela, che ha anche scritto, devo dire, a
anche per chi, perché alcuni li conosco, altri no, e lei ce li ha raccontati, e quindi abbiamo avuto modo di conoscere i quattro dirigenti scolastici in maniera davvero accurata, quindi grazie ad Anna Lucera. A questo punto invitiamo l'assessore con la delegata Lucia Anita Lucera, delegata dal sindaco, così anche lei porta un saluto. Buonasera a tutti, porgo i saluti del sindaco che si scusa per essere presente, lo sapete quanto tiene a voi e alla scuola, perché è una persona che è cresciuta con dei genitori che facevano parte di questa scuola, della scuola. Niente, dopo l'intervento di Anna, che devo dire che mi ha commosso, perché ho avuto la fortuna con alcuni dirigenti di lavorare prima come insegnante, esperta di progetti della Regione Calabria e poi anche a livello professionale. E devo dire che vi ringrazio tutti i dirigenti per la passione che ci mettete ogni giorno per i nostri figli, prima come insegnanti e come mamme e come papà, che lo mettete sempre in prima fila, quello che siete, con grande umanità. Ha detto bene prima Anna, il rapporto che avevo io con il mio preside non me lo ricordo neanche, sinceramente. Invece se parlo con mio figlio si ricorda bene che è stata la sua preside, e la sua preside è stata Franca Fedele, e ha grande affetto ancora per questa donna. Devo dire che nei momenti più importanti il suo messaggio non ce lo fa mai mancare, e come dice Anna, è sempre accanto a noi. Come la preside Maesano, che mia figlia ha la fortuna di avere in questo momento, ma non dimentico la preside Manganaro, che anche in questa scuola ho fatto l'esperta anch'io, e ho avuto grande, grande soddisfazione. La preside Palazzolo, ma tanti altri, avete la fortuna di avere i nostri figli, e noi siamo fortunati di avere voi. Avete dato tanto a questi ragazzi, e per voi non finisce qui, miei cari dirigenti, che oggi magari vi sembra così difficile. Ho detto Anna alla preside Adelaide che chiude con la scuola, assolutamente no. Io sono l'assessore alle politiche sociali del Comune di Reggio e abbiamo l'assessore all'istruzione. Noi abbiamo bisogno di voi, dovete starci accanto, perché non sempre arriva il bisogno della cittadinanza e dei ragazzi. Voi con le esperienze che avete, prima da insegnanti e dopo da dirigenti, dovete starci accanto e darci degli spunti per fare sempre meglio. Vogliamo la vostra collaborazione, non finisce qua per voi. Infatti con Anna pensavo proprio a questo, ogni tanto di organizzare sia l'assessorato suo che da me un incontro dove ci date degli spunti per metterli in pratica per la nostra città e per i nostri ragazzi che hanno tanto bisogno in questo territorio. Non è vero che su Reggio non ci sono grandi professionalità, i nostri ragazzi hanno un punto in più rispetto agli altri, hanno un'intelligenza spiccata, cosa che gli altri, voi l'avete riscontrato sicuramente. Nelle altre regioni d'Italia non hanno le difficoltà che abbiamo noi, non abbiamo magari le grandi strumentalizzazioni, non abbiamo le grandi imprese, abbiamo ragazzi che si impegnano tanto nella scuola perché hanno avuto dei bravissimi insegnanti e dei bravi dirigenti per dirigere queste scuole. Non è semplice ogni giorno ascoltare il bisogno del territorio, il bisogno dei genitori, perché per ognuno di noi genitori i nostri figli sono il numero uno, e magari molto spesso ci date un po' dei consigli di stare veramente calmi e di fare pensare i ragazzi, soprattutto sulle scelte future. E su questo vi ringrazio, e a tutti quanti rinnovo l'invito a starci accanto, perché è un momento particolare per la nostra città e voi avete grande esperienza di metterla a disposizione nostra. Noi saremo a vostra disposizione per ogni minimo dettaglio che magari può sfuggire, però dateci una mano ad affrontare queste sfide future che sono veramente importanti. Grazie. Grazie a tutti. Io devo dire, posso dire anche un'altra cosa brevemente, perché io ho lavorato sia con il preside Marcianola, preside Fedele, che conosco bene, la preside Fava, e una cosa che mi accomuna, cara assessore, è il silenzio, poche cose ed essere operativi, perché a volte l'operatività viene anche, no, in questo diciamo sottotono che vuole essere. Poi naturalmente ogni dirigente ha la propria caratterialità, e voglio dire, no, questo riempimento a 360 gradi della preside Manganaro, che poi diventa quell'esuberanza, no, creativa, poi magari si risolve con il silenzio assenso del preside Marciano, che basta insomma dire vabbè lo faccio, e insomma, e poi il progetto esce, quello che si deve fare diventa esecutivo. C'è la preside Latella,
che conosciamo bene e che vuole fare un intervento, anche lei, insomma, dirigente creativa. Volevo ringraziare, mi sembra che corre l'obbligo di ringraziare Lilli per questo momento organizzato. Noi ci siamo visti un po' insieme, abbiamo condiviso questa cosa, però lei è stata proprio propositiva, artefice di questo momento, e la voglio ringraziare perché ci hai offerto uno spazio e un tempo per poterci esprimere in maniera quasi intima, quindi ti voglio ringraziare per questo. Cosa dire per i colleghi? Un po' per me è un po' forte, però i colleghi che hanno fatto, che erano già in servizio come presidi quando noi eravamo docenti, sono stati dei modelli. Devo dire che è stata una generazione che ha guardato i presidi e i direttori didattici come dei modelli, veramente per noi erano qualcosa, era un faro che orientava. Erano quei momenti in cui la scuola si è fortemente innovata, abbiamo avuto tutte le innovazioni, tutti i cambi, e quindi loro erano il nostro faro e hanno fatto la storia che poi noi abbiamo raccolto. I dirigenti che hanno fatto il concorso con me, ovviamente, mi chiedono un po' così un bacio ad Adelaide, a Franca, perché proprio è una cosa. No, niente, così così. Anna, le persone che sono le conosciamo, le persone tutte belle le sappiamo, semplicemente voglio augurargli questo. La scuola è una malattia, ci può essere il preside che sembra più bravo, l'altro più attento, l'altro che fa più cose, siamo tutti malati d'amore, la scuola l'abbiamo amata tutti e siamo tutti fratelli perché apparteniamo alla stessa famiglia, la scuola. No, io ho 800 alunni, 900, 1000, ho fatto questo. La stessa famiglia appartiene per... Quindi apparteniamo tutti alla scuola, apparteniamo alla stessa famiglia, siamo grandi tutti, compresi quelli di 50, che sono grandi loro. Perché non credo che ci sia categoria che vive con maggiore passione, con maggiore dedizione questo lavoro. E quindi io vi voglio augurare. E questa ricchezza che avete dentro diventi il vostro capitale a cui attingere per il vostro futuro, che vi auguro splendido, con queste risorse, sempre con la scuola dentro, perché quella, ripeto, ce la portiamo sempre. Quindi questo è il mio augurio. Poi vi volevo dire che abbiamo telefonato, tantissime persone che oggi non sono qui presenti mi hanno detto di portarvi saluti. Il primo è il PTOF, poi il CHAP, il PDL, istanze orarie, scuole in caro, siti, non possono essere presenti, ma finalmente voi vi salutate e loro vi salutano. Grazie per avermi concesso di intervenire. Grazie alla collega Manganaro, alla collega Maisano e a tutti gli altri colleghi che hanno avuto l'acume di ricominciare questo nuovo nostro percorso, che all'inizio della carriera direttiva ancora si usava fare quando ho cominciato io. Poi una serie di vicissitudini ha interrotto queste sane e belle abitudini. Quindi veramente grazie. Quando si è avvicinato a noi a Lamezia per parlarci, mi sono commosso perché, come hanno anticipato i colleghi prima, la nostra è una storia di famiglia. Certo, ognuno di noi
e ognuno di voi, i colleghi che sono stati collocati o che hanno chiesto di esserlo al riposo dal 1 settembre, abbiamo una storia personale fatta di tante sfaccettature. Con alcuni ci conosciamo di più, con altri di meno. Sì, con alcuni grazie, con alcuni di più, con altri di meno. Io credo che insieme a Mimma Fava siamo i più anziani nel ruolo. Fra qualche anno tocca ad altri, alcuni di noi, a lasciare. Bene, che dire, noi apparteniamo a una generazione, come diceva la collega Orsola Latella, che ha attraversato e vissuto tutte le innovazioni che dagli anni 70 ad oggi hanno costellato l'evoluzione della scuola italiana dall'infanzia fino all'università, fino a questa famosa e tanto discussa alternanza scuola-lavoro. Non so se siamo stati faro e luce per i colleghi docenti, ora i nostri colleghi dirigenti scolastici, per la loro formazione. Chiaramente ci siamo proposti con la nostra cultura, il nostro impegno, io soprattutto, Mimma, credo, con le nostre esperienze anche valoriali, di figli di famiglia, di alcune società quasi agropastorali. Io da questo provengo, tanto orgoglioso, e anche tanti, alcuni di noi. Ci siamo proposti anche con le nostre debolezze, ma abbiamo cercato sempre di onorare e di arricchire la scuola con le nostre proposte. Che dire di Adelaide? Mi tolgo un inno. Mi riempie di parolacce. Mi mette sospetti anche sulla vera eredità dei miei figli. Dice, ma è sicuro che l'ha fatto con te? Quindi un incubo bello che conosco con affetto da tanti anni, a volte per ragioni mie di carattere personale, di famiglia, sono triste, ma quando incontro lei mi fa ridere. Grazie, veramente, te ringrazio. Della collega Ferelli, noi non ci conosciamo molto, perché le nostre strade sono state parallele ma diverse, non abbiamo avuto l'occasione, quelle poche volte che ho avuto modo di incontrarti, di ascoltarti, ho notato in te la semplicità, la disponibilità all'ascolto e l'impegno verso la cultura, una cultura partecipata. Ti ringrazio per questo, perché ognuno di noi parliamo sempre dall'altro, di Giovanni. Con Giovanni ci conosciamo da tantissimi anni, l'ho sempre apprezzato per la sua onestà, per la sua cultura, per il suo amore verso la scuola, anche se qualche volta quel maledetto dimensionamento ci ha fatto rincorrere, ma sempre amici, sempre affettuosi anche con la signora sua, con la collega Vera Zito, veramente due signori nell'impegno educativo. Ultimo mio pensiero a Mimma. Mimma, abbiamo fatto un percorso culturale alla fine degli anni Ottanta, un percorso culturale per noi ricco di soddisfazioni, ma anche fatto di tante preoccupazioni, di tante paure. Quel concorso del 4% era un incubo. Andavamo a riordinare le nostre idee da una persona, da un signore formatore che ci voleva alle 6 di mattina, ti ricordi, Mimma? Ebbene, quello è stato l'inizio della nostra amicizia e di grande reciproca stima, un grande affetto. Io ho conosciuto anche i familiari della collega Fava, ci accomunavano e ci accomunano tanti valori, il valore dell'onestà, della cultura,
nell'impegno una persona a cui io voglio veramente tanto, ma tanto bene. È una di quelle colleghe che ho sempre serbato un angolo della mia anima. E qui stasera, ringraziandovi per aver arricchito me e ognuno di noi, ognuno con la vostra persona, con il vostro essere direttrice, un tempo ci chiamavano così, con il vostro essere presidi, ma soprattutto con il vostro essere persone, persone che hanno dato alla scuola l'amore e l'hanno considerata il tempio della cultura, la maestra di vita, quella maestra che ha fatto di noi una scalata sociale attraverso la cultura, una cultura che la città metropolitana negli ultimi tempi ha voluto valorizzare, perché stasera qui c'è veramente la vera sinergia della città metropolitana, che non è più la città di Reggio, ma è la città metropolitana dell'intera provincia. E se abbiamo l'assessore alla cultura, che è una nostra collega competente, capace, umana, ironica, Anna. L'anno scorso siamo stati insieme per gli esami di Stato a Locella e ci siamo trovati bene, veramente bene. E poi la valorizzazione attraverso l'assessore Nucera Anita, della valorizzazione delle lingue comunitarie, quelle lingue che hanno nutrito la mia infanzia, che non era solo lingua, comunicazione, come dicevano i programmi dell'85, mezzo di comunicazione, strumento del pensiero, era valore, era empatia, era lo stare insieme, quei valori che hanno costellato con lingue, con gesti, con idiomi diversi, tutta la nostra infanzia. Ai colleghi che devo dire, noi non saremo mai pensionati, noi saremo sempre educatori, dirigenti, no, basta, e quanto, basta. Educatori di buon esempio per i nostri figli, per le persone che ci stanno accanto, per le persone che ci frequenteranno. Chiaramente non mi dite che dobbiamo ricapitare insieme di nuovo nella stessa casa del posto, non devo prendere la propria strada, perché il mio incubo dovrebbe finire qui. A voi una prosecuzione in salute, insieme ai vostri affetti più cari, spendendo anche il trattamento di fine rapporto. E perché? Quando ce lo daranno. E che dirvi? Grazie di avervi conosciuti veramente. Grazie mille. Grazie dirigente. E ora ci vuole un altro momento musicale. Momento musicale, no, prima di Carlo ai nostri dirigenti nelle premiazioni. Bene, allora io ti dico che adesso sono dei docenti ovviamente dell'Istituto Carducci da Feltre e abbiamo, ci fanno sentire, io te li presento perché abbiamo al violino il maestro Fulvio Puccinelli. Sì.
mani. Mi avvicino qui, ora ci sono queste tre splendide bambine. Le come vi chiamate? Come vi chiamate? Yolanda. Giulia. Ginevra. Allora, queste nostre tre delegate della scuola, naturalmente, siete che classe fate? La prima media sono. Io la guardo il prossimo anno. Benissimo, allora noi facciamo sentire le signorine sul palco. Farle salire, venire sul palco. È chiaro che quando si parla di omaggi reali, no? Le signorine ci servono qui, siete tre giovanissime. Allora, io direi invece di chiamare i festeggiati di questa sera e quindi con un applauso la dirigente scolastica Mirna Fava, in particolare Adelaide Barbalace, Franca Fedele e Giovanni Marciano. No, però la cosa che mi fa impazzire, io la voglio dire, io con alcuni ho lavorato, per cui sono contenta solo di una cosa, che hanno detto che se la dirigente Barbalace mi chiama strega vuol dire che mi vuole bene, per cui anche io sono nella lista nera, la lista bianca della dirigente, perché anche a me mi chiamava dicendo strega. E tu non ti salvi, perché appena tolgo gli abiti stiali vedrai la mia vera natura. Ora non solo non ti salvi, sarà peggio. Io ora avevo un'immagine da salvare. Qui gli alunni non ci sono, vedi, va bene così. Ci saranno meno motivi di incontro, caro, ma sarò ancora peggio. Resterà il suo incubo dirigente, però vi vedrete di meno, ecco, solo questo cambia. No, dobbiamo dire, che naturalmente ci tiene appunto la preside Macanaro a ricordare che tutti i dirigenti dell'ambito disciplinare 9 hanno praticamente diciamo, voluto questa festa e anche voluto insomma, che questo momento fosse sancito da un oggetto molto particolare, sì, che naturalmente proprio è segno ed è pegno, possiamo dire in questo caso, atto d'affetto da parte di tutti gli altri dirigenti. Ne abbiamo tanti, dobbiamo anche salutare. Assolutamente sì. Al pubblico salutiamo la presidenza. Non la salutare, non la salutare, perché lei, non la, lei la salutiamo dopo. Dopo salutiamo il preside Romeo, salutiamo la preside Galletta, tutte le lette di YouTube, ancora così del tutto. Salutiamo la preside Silicone, la preside Marina, la preside Marzolo. Poi ho dimenticato, il dirigente, io nella preside Adela l'abbiamo vista prima, l'abbiamo... Dirigente è difficile, Ninetta Marra, che non abbiamo salutato il cognome, quindi è chiaro che insomma abbiamo cercato di ricordare un po'. Ma perché ti ho detto di saltare? Perché ci sono momenti in cui verranno qui sul palco, però vediamo i nostri bellissimi fiori, che naturalmente le nostre signorine. Intanto partiamo dalla sinistra e consegniamo il bellissimo omaggio reale, prima alla signora. La signora, i fiori sono per le signore, poi dopo la preside Fedele. Preside Fedele, e concludiamo con Adelaide Barbalace. E questo è naturalmente questo bellissimo bonsai al preside Marcionò, quindi un omaggio che dia insomma un elemento di che si è lunga vita. Allora, io volevo chiedere ai dirigenti. Allora, una cosa, in che cosa non ci sono visti in quello che ha detto l'assessore primo, magari che cosa ha fatto piacere? Io la preside non la conosco, non la conosco di vista, non la conosco personalmente. In che cosa si è ritrovata? In che cosa si è ritrovata? È vero che sono così, forse anche una forma di diffidenza che nasconde alcuni lati belli del mio essere, però è vero che così mi approccio. La parola più bella è strega, che quando mi guarda, mi riguarda, mi riguarda. Le riguarda anche meno belle, e però io ho un altro senso del rapporto con loro, credo che con loro sono stata sempre disponibile. Ho imparato e ho posto al servizio loro quello che io sapevo fare. Oggi sento che mi manca una parte profondissima della mia esperienza. E che con... Io non ho fatto la preside, non ho fatto l'insegnante di scuola per incidente di percorso. Io questo volevo fare e questo ho fatto nella vita. Ho sempre detto volgarmente davanti a tutti che dicevo
La salute, ho sempre ripetuto, ma nessuno dice che siamo felici per avere il lavoro che amiamo. Per me uscire di casa la mattina è stata una festa. Per me è stata sempre una festa, ritornare a scuola. Poi mi arruono il babbo, a lui, ma comunque ci sono tutti più belli. Però per me era anche questo motivo. Io ho fatto quello che ho amato, quello che ho voluto, se tornassi indietro rifarei la stessa cosa. Ed oggi sento che le cose che ho amato, una parte di queste, è vero, ci sarà la mia nipotina a cui ho dedicato tanto poco tempo e mi auguro di ritrovarla, perché gli affetti si costruiscono anche con la carezza e con lo stare assieme, e io sono stata poco con lei, però è la sensazione profonda di perdita di un segmento della mia vita che è stato importantissimo. E comunque, nonostante la perdita, grazie al professore preside, dirigente, come voi, Zanettieri, per avermi sopportata, e grazie a tutti voi, siete stati dei bravi compagni di viaggio. Io mi aspettavo un semplice saluto, questo invece è una cerimonia da Oscar, alla carriera ovviamente. Grazie Lili, tutto il gruppo che ha organizzato, Marisa e Anna Palazzolo, Solatella. Beh, insomma, chi in questi giorni mi ha chiesto, da quando si è saputo che sono stata collocata a riposo, perché questa è la dicitura, e la domanda proverbiale, sei contenta? Io ho sempre risposto di sì, perché voglio essere ottimista e positiva e vedere il bicchiere mezzo pieno. E soprattutto ho detto di sì ad Adelaide, perché ho capito che per lei è un distacco brusco e amaro dalla scuola, perché la vita ha coinciso con la scuola. Ovviamente questi sono momenti di lutto, perché dire sì, sono contenta, fuori dai denti lo si dice, ed è anche vero parzialmente, perché ci si riappropria della propria vita, del proprio tempo, ma la vita bisogna reinventarsela, perché ripeto, la vita è coincisa con la scuola. E allora essere educatori per tutta la vita, è vero che siamo educatori dei nostri nipotini, degli amici, di tutti quelli che ci circondano, però ci mancherà quell'impegno costante, quel pensiero fisso, il dover andare a letto la sera e pensare ai problemi che bisogna risolvere il giorno dopo. Ecco, questo è un sollievo. E poi reinventarsi nella vita, allora bisogna fare un altro cut-off. E non è cosa facile. Però se posso ringraziare il Signore, perché rispetto a quella vignetta che è circolata e che abbiamo condiviso in questi giorni, dopo un gruppo di docenti col bastone, vecchiarelli, dicono andiamo al collegio docente. Beh, ringraziamo Dio che questa scaletta ancora siamo riusciti a salirla velocemente. E poi, in un momento storico in cui c'è tanta disoccupazione, lasciare un posto libero e pensare che un giovane o qualche nostro collega potrà occupare quel posto, è una cosa che ci dà sollievo, che ci dà sollievo. E ancora, cosa posso dire? Niente, che sono molto emozionata, perché ho colto l'affetto di questo gruppo di colleghi con i quali abbiamo condiviso un percorso che è durato 10 anni, perché 10 anni fa noi ci siamo insediati come dirigenti. E i miei docenti, che sono un po' timorosi, perché il cambiamento desta sempre un po' di preoccupazione. Io ho sempre detto, in tutto questo tempo, non vi preoccupate, il cambiamento è foriero di novità, è foriero di nuovi stimoli, è foriero di cose belle che farete ancora nella vostra carriera scolastica. Perché per esempio lo stesso dirigente poi diventa un mattone. Quindi ho cercato anche di rincuorare loro rispetto al futuro. Grazie a tutti. E che dire, non ho metabolizzato ancora l'idea di andare in pensione, sinceramente. Però ogni cosa
cosa comincia, che cosa deve finire, va bene lo stesso, come dire. Niente, tantissimi pensieri, tantissimi sacrifici, tantissima lezione alla scuola, perché poi quando fai della scuola forse la cosa più importante della tua vita, perdi tantissime altre cose. Rimpianto perché non ho conosciuto molto in fondo i miei colleghi, o quasi tutti i miei colleghi, per questioni di logistica, voglio dire, con alcuni abbiamo condiviso dei percorsi anche da insegnante, viaggi in treno e quant'altro, quindi nelle vecchie amicizie che con altri forse la vita ci porta un po', gli impegni che si susseguono ci impediscono molte volte, e questo è veramente la cosa che mi disturba di più, ci fa trascurare i rapporti umani che sono i più belli, perché io dico che le persone si devono conoscere direttamente, personalmente, per quello che sono, e quindi questo è un rimpianto che è qualcosa che, ripeto, è un'amarezza, però ai miei colleghi un grazie immenso, perché è un affetto immenso, perché fondamentalmente sono timida, sono di pochissime parole, non riesco a esprimere i miei sentimenti, che veramente sono profondi e veri. Grazie a tutti. Grazie a tutti che ci riempiono sempre di gioia, e grazie a tutti coloro che sono intervenuti. Grazie. Benissimo. Vedete, dopo 25 anni di presidenza, che non sono pochi, è praticamente un quarto di secolo, c'è tanto da ripercorrere nella memoria. Quindi, alla fine, si fa una scelta. Io, in questi 25 anni, ho conosciuto tanti presidi di tutte le parti d'Italia e anche all'estero. Ho conosciuto tanti presidi che a 70 anni ancora combattevano, che volevano restare a scuola. Anche qui, nella nostra provincia, c'era il piacere di stare a scuola, perché era a scuola. Questa che io ormai da 10-15 anni chiamo un'altra cosa, non mi ha dato a me questo piacere di voler restare a scuola. Dopo aver speso 25 anni con responsabilità educativa nei confronti dei ragazzi, non mi viene la voglia di dire volevo stare a bordo, eccetera. Assolutamente non c'è questo piacere, io almeno non lo so, è tutta un'altra cosa, va affrontata con altre idee, con altre tecniche, anche confronti del personale, ma sicuramente lo stile del preside, perché io dicevo l'altra volta in una riunione, io sono l'ultimo dei presidi della provincia di Reggio Calabria che va in pensione, gli altri sono dirigenti, di che non si è mai capito, comunque di una struttura chiamata scuola. E in 25 anni, non è che si esauriscono le risorse, perché ce ne sarebbe da fare e da dire quotidianamente, perché cambiano i ragazzi e la responsabilità di non dover mollare nei confronti dei nuovi è tale che devi per forza navigare a favore e a vantaggio di questi ragazzi. Quindi a un certo punto però bisogna dire stop, stop.
è apprezzabile questa cosa. Vedete, io da 20 anni lo faccio a Bellaro con i miei professori, da 20 anni, tutti quelli che vanno in pensione, professori, assistenti, segretari, bidelli, collaboratori scolastici, eccetera, eccetera, io li saluto in questa maniera. Perché? Perché sono persone che hanno dato. E come ho detto l'altra volta, in questa stessa riunione, voi lo sapete che un macchinista che porta il treno da Reggio a Napoli e da Napoli a Reggio per 40 anni diventa cavaliere del lavoro e non è neanche responsabile del treno, perché c'è il capotreno che è responsabile del treno. Noi che abbiamo responsabilità patrimoniali, di gestione, di beni mobili e immobili, tutte queste responsabilità ce ne andiamo e non ci dicono nemmeno arrivederci. Non dico grazie, che sarebbe il minimo, ma non ci dicono nemmeno arrivederci. E quando mi è arrivata quella lettera, io l'ho letta e ho avuto l'impressione come se mi si stesse dicendo: Valindi, finalmente hai fatto il tuo tempo. Non è così che si fa nell'amministrazione. Perché anche il più misero dei presidi o dei dirigenti ha dato, magari avrà pure sbagliato, sarà stato pure richiamato a fare meglio e di più, però ha dato e si va detto grazie. E questo è l'aspetto molto più delicato della nostra professione, perché noi agli altri lo diciamo grazie, lo diciamo tutti i giorni, anche in silenzio. Non voglio dilungarmi di più, soddisfazioni ne ho avute, ho sempre messo al centro la mia attenzione l'alunno e ho voluto, e l'ho fatto qualche giorno fa insieme al professore Nicolpi, fare un'ulteriore azione che ho notato manca nelle scuole, la traccia della memoria di quello che si fa. Allora, assessore, io, e ci sono i documenti se esistono ancora, e comunque io ho nell'area grecanica, ho lanciato, perché non c'era, nelle aree di Roccaforte, San Lorenzo, Rocudi, lo studio della lingua greca e grecanica, e mia moglie lo ha fatto al liceo, a me, nel 1992. L'ho portata anche a Bellaro, dove ci sono tracce concrete di questo, e sono soddisfazioni. Ma è morto, se n'è andato Marciano, tutto diventa nuovo, cioè manca nelle scuole la memoria storica di quello che si fa. Io quando sono stato a Condofuri e ho ricevuto un incomodo scritto dall'onorevole allora ministro Berlinguer, me lo sono portato appresso, lo ce l'ho in presidenza, ma dice: ma l'hai ricevuto a Condofuri? Ce l'hai, perché sapevo benissimo che il giorno dopo che uscivo da quella porta sarebbe scomparso tutto come è scomparso. Quindi la memoria è una cosa fondamentale. Deve dire presidente che cosa ha fatto alla conclusione, perché se no che cosa è libero, allora, e pensi. Noi abbiamo pubblicato un libro che raccoglie circa 50-60 poesie, alcune di queste sono state scritte da
artisti reggini, e sono 50-60 poesie che sono state premiate negli ultimi 10 anni, non in un giorno o là, a tutti i livelli, internazionali, nazionali, locali, eccetera, eccetera. Quindi, qui deve restare traccia. Lo possono buttare, io l'ho dato, è pubblicato, come tutte le pubblicazioni restano negli archivi del Ministero e degli interni, perché sapete che le copie vanno andate lì e restano lì. Ma voglio dire, questo è uno degli aspetti negativi della nostra professione. Ho raccomandato ai miei professori, non fate paragoni. Non potete dire con lui, con lui, con lui, perché io sono stato 20 anni a Bella. Ho lasciato tracce profonde nei docenti, negli alunni, nel territorio, ma il territorio è inteso come i genitori. Quindi chiunque andrà lì non dovrà, e questo glielo ho raccomandato, non fate paragoni. Non potete, ognuno di noi ha sicuramente un obiettivo primo, che è quello di curare i ragazzi. Lo farei in un modo, lo farei in un altro, ma l'obiettivo deve essere quello. Non potete dire con lui, con lui, con lui, perché altrimenti correte il rischio di infangarvi all'interno della scuola. Queste sono le raccomandazioni che io ho dato ai miei docenti. Scusate se sono stato lungo, però, vede, Assessore Lucelli, io ho sempre parlato poco nella mia carriera scolastica. Ho fatto tanto. Stasera... Sì, la dirigenza Marisa Maizano, vieni, ecco perché dicevo prima non la salutate. Angela Maria Palazzolo, qui sul palco con me, poi Assessore Lucera Anita e Assessore Anna Lucera. Allora, così procediamo con la consegna di questo bellissimo omaggio del maestro Orafo Spadaro. Facciamo dire qualcosa anche a loro, iniziamo, prego, presidente. Grazie. Io hanno già detto tutti i colleghi, sono particolarmente felice. Felice per voi, no, no, non perché non ci siete più assolutamente, no, assolutamente perché siete per noi, rimanete, siete, rimarrete sempre realmente un punto di riferimento. Tu quando in tante occasioni mi hai tirato le orecchie per la mio essere passionale nel bene e nel male, richiamandomi signora, stai attenta, eccetera, eccetera. E quindi sono felice di averti conosciuta e di averti avuto come maestra di vita. La stessa cosa dico per Franca, perché ha rappresentato in molte occasioni la mia ombra razionale. Quando mi diceva va bene, rifletti, pensaci domani e mi dai la risposta. La cara collega Fava, ci siamo conosciute un po' meno, però ho apprezzato tanti aspetti del suo curriculum, del suo percorso chiaramente professionale, e lo stesso di Marcianò. Dico, sono felice perché qui stasera ci sono pochi nostri colleghi, però vi posso dire, e cercherò di ricordarmeli tutti, che vi abbracciano fortemente: Antonella Pontillo, Alessandro De Santi, La Sapone. Voglio dire, ci tengono in modo particolare, a Francesca Arena, che a Roccella, se non vado errato, Marina Morabito, Serenella, ecco, me l'hanno chiesto e lo dico, non sono, ecco, sono dall'altra parte. E poi ringrazio loro e ringrazio i colleghi presenti, in modo particolare Lilli, perché è nata da un'idea, quasi scherzando, dico, ma non facciamo qualcosa per i colleghi, e Lilli è stata strepitosa, l'ha dimostrato stasera, Lilli e tutti i colleghi qui presenti, Lilli è stata strepitosa, ma nessun collega, dico nessuno, ha detto niente, ok? Quindi sono felice per questo, che
chiedo scusa per il mio ritardo, ma sono uscita un'ora prima di arrivare qui da scuola, almeno il tempo di fare una doccia. Ringrazio Lilli e sono felice di potervi consegnare l'omaggio. Grazie. Però potevo aprire. Aspetta. Volevo salutare anche la dirigente Rao che ci ha raggiunti. Grazie e benvenuta. Allora, facciamo cominciamo appunto alla presidente Palazzo. Intanto la saluto, lei è andata. Un saluto velocissimo, mi dicono un saluto. Io sono particolarmente commossa perché penso a quello che ci perdiamo tutti i giorni all'interno delle nostre scuole, nelle nostre solitudini, ma nello stesso tempo condividendo un destino comune, che è quello di dedicare la nostra passione, la nostra vita, la nostra forza a qualcosa che ci accomuna, la scuola, però che molte volte ci separa. E allora, e questo è l'impianto che io ho. È inutile dire, Anna ha dipinto i nostri colleghi, ma anch'io sono legata con ognuno di loro in maniera diversa, sia a livello professionale che personale. Con Giovanni poi in particolare, prima ancora che le nostre strade si incontrassero all'interno della scuola, rapporti di amicizia ci legavano, di amicizia familiare, ci hanno legato, ci hanno visto ancora di più uniti quando lui mi diceva: tu sei dirigente, non sei preside, e sottolineava questa diversità. Io ho accettato sempre questa diversità di ruolo, perché i dirigenti sono, loro hanno fatto un bel corso per divenire dirigenti, ma forse non lo volevano, mentre noi abbiamo fatto un concorso per dirigente scolastico. Con Mimma poi percorsi di studi. E Franca ho imparato ad amarla e conoscerla a livello professionale, per la sua discrezione, per la sua schiettezza, per la sua autenticità, ma soprattutto per quello che è l'attaccamento alla trasparenza e alla legalità, che non date per scontato che accomuni tutti. E questo è qualcosa che veramente mi ha fatto apprezzare la collega, e anche la capacità di mettersi in gioco sfidando luoghi comuni. E questa è una cosa bellissima, per cui ecco, le relazioni, come diceva prima Anna, sono relazioni interpersonali, professionali, ma ognuno di noi traccia il segno. Saranno 25, saranno 20, saranno 10, però prima siamo stati docenti, abbiamo lasciato un segno, poi dirigenti. E soprattutto credo che sia importante quello che lasciamo all'interno delle nostre scuole. Di Adelaide cosa dire? Amore-odio dall'inizio. Amore-odio dall'inizio proprio per quei modi bruschi, però in fondo una grande amicizia che si è costruita nel tempo. Colleghi, stasera io sono triste. Sono triste e non so se mi piacerebbe avere un saluto simile. L'ho trovato veramente affettivamente e emotivamente troppo coinvolgente, ma soprattutto perché questo nostro ruolo, che non viene riconosciuto per quello che è, e per quello che è non viene riconosciuto a livello contrattuale. E infatti vi comunico, così siamo sempre in tema, che oggi c'è stata la riunione, ecco, al Ministero per la protesta che abbiamo fatto e che l'ANP continuerà a fare, contrariamente ad altro, e le risposte non sono positive. Ecco per cui poi alla fine mi sento di dire di essere vicina a Giovanni per quello che dice. Il nostro ruolo non è riconosciuto per quello che è. Socialmente, nonostante diciamo quello che si incide nei territori, non viene neanche gratificato per quello che è. Quello che mi dispiace stasera molto
Quello che mi dispiace è che non siamo tutti. E quello, io sono schietta, sono antipatica, sarà rustica la collega Barbalaggio, io sono antipatica dichiarata. Non siamo tutti, ma soprattutto, ecco, forse non si comprende il momento e la delicatezza. Siamo tutti dirigenti, anche l'ambito è dirigente, la dottoressa Nappe è dirigente. Però, voglio dire, vista l'iniziativa dell'ambito nome, forse avrei gradito anche una lettera, un pensiero, una cosa. Ma non lo dico io mi sento in questa situazione, dico, non siamo riconosciuti, ok, noi continuiamo, d'altronde avete parlato di amore, di passione, di dedizione, di cecità, ho sentito la parola lutto, che sta... La parola lutto sta per separazione. E allora io dico, non ci separeremo mai dalle nostre passioni, Francesca, mai. E sapevamo già qual era il nostro ruolo nei nostri contesti e avevamo già le coordinate di quella che sarebbe stata la gratificazione. Io lo farei 100.000 volte ancora e ancora e ancora. Perché lo facciamo per scelta, siamo determinati e quindi allora vorrei che fossimo felici stasera e non triste come mi sono sentita io poco fa, molto triste. Il mio augurio è che veramente ci si possa, che tutte le promesse di oggi che ho sentito, ci saremo, l'amministrazione terrà conto, eccetera, anche della professionalità, che si possano realizzare. Ma non siamo come gli altri. Sì, ma sono i fatti però che si possono realizzare, perché un tavolo esperienziale, fare riferimento, questo potrebbe essere un valore aggiunto, anche questo, Anna, anche questo significherebbe dare un segnale, dare un messaggio al territorio, perché il ruolo del dirigente deve essere riconosciuto per quello che è. Poi mi è piaciuta quella sorta di democrazia dei ruoli di cui ha parlato, 800, 900, 50, 200, superiore, media, no, infatti, della stessa famiglia e soprattutto serviamo, scusatemi, quella bandiera nell'ambito di quell'altra bandiera, secondo i principi costituzionali che poi fanno sì che non si sentano fatica, perché è l'obiettivo più importante. Io non volevo parlare, vi chiedo scusa perché ero molto emozionata, ma il professore Livotti non ha resistito a questa. Grazie a tutti, perdonatemi colleghi. Grazie alla dirigente Palazzolo che consegna quindi questo regalo al preside Marciano. Invece da questa parte abbiamo, ecco, foto di rito anche per dirigente Palazzolo e dirigente Marciano. Vi sollecitiamo ad aprire il regalo perché da parte di tutti. Andiamo avanti, sì. Di conseguenza va intanto che lui apre, andiamo avanti con l'assessore Cera, che consegna intanto alla dirigente Francesca Fedele. Anche qui abbiamo la foto di rito, vediamo questo. Allora, naturalmente dalla sua, insomma, impeccabile, giù a caso, il rosso è un gioiello di Spadafora, che è questo grandissimo ideatore di quello che è il concetto medievale di Gioacchino da Fiore, no? La concezione dell'albero della vita, e via dicendo, che ha recuperato la tradizione bizantina, Arbresh, coniugandola poi in un messaggio nuovo e avvincente. Di conseguenza è un oggetto di un'oreficeria raffinata che ricorda la nostra Calabria. E noi dobbiamo concludere. Siamo intanto gemelli di bracciale siete. Andiamo avanti anche con l'ultima consegna, l'assessore Lucera, alla dirigente Adelaide Barbalace. Ecco qua anche per lei c'è questo regalo del maestro Orafo Spadafora, c'è la pergamena e ve la leggiamo magari ora. Dio, un altro evento. Devo dire, sì.
siamo pronti per andare via, mi stanno aspettando anche dall'altra parte. Vediamo, vediamo. Giriamo anche questa. Bene. Dobbiamo indossarla. Bene, a questo punto noi. Ma... Bene. Bene, caro, mi sa che sì. Io aspettiamo, volevo aggiungere solo una cosa. Sì, bravissima. Volevo solo aggiungere una cosa. Io sono assessore alle minoranze, stasera il dirigente Zavettieri mi ha dato una grande soddisfazione. E ti è tante sementi in nostra, ma io voglio dire di me. Allora, gli ho detto che sono molto contenta che ha parlato con la nostra lingua. Questa lingua è in tanti istituti che siamo qua, tanti dirigenti, abbiamo fatto tanti progetti. Non finirà, Presidente, perché le continueremo nelle scuole. Infatti proprio ho scritto al Ministero per attivare come minoranza linguistica nelle scuole un'ora alla settimana di lingua greca. E questa è la cosa che faremo. Grazie, lo volevo dire anche per la nostra festa. Grazie, ringraziamo, mi dicono di sistemarmi per la foto. Un attimo che stanno indossando i gioielli. Mettiamo i nostri gioielli, noi vi salutiamo, buona estate, abbiamo avuto il piacere di condividere anche questo anche momento. Anche questo momento, infatti. E ce lo ricorderemo, perché è questo momento storico. L'abbiamo condiviso insieme a loro. Quindi anche questo, i migliori auguri quindi ai dirigenti che, tra virgolette, lasciano qualcosa per aspirare a fare qualcosa di nuovo. Interessante. E alla prossima, grazie alla presenza.